Giancarlo Tonelli, Bologna Civica, le prime reazioni? Le prime reazioni sono state molto positive. Devo dire che il nostro appello rivolto principalmente alla società civile, cioè a quel mondo delle associazioni di categoria, di volontariato, del terzo settore, delle realtà culturali, delle associazioni sportive dilettantistiche, di tutto quel mondo in sostanza che vive in Bologna e in Bologna lavora, ecco, sono state molto positive, molta attenzione. Il fatto di avvicinarsi alle elezioni amministrative con un programma poco ideologico ma molto concreto di interventi da fare nell'interesse della città e nell'interesse dei cittadini sicuramente è piaciuto. Poi questa è una prima fase, abbiamo avuto adesioni di tanta gente anche comune che non si è mai impegnata in politica, che però si è riconosciuta nel fatto di essere anche da stimolo con questo movimento ai partiti. E i partiti? Beh, i partiti hanno avuto reazioni diverse, preoccupati adesso, questo bisognerebbe chiederlo a loro, è forse una parola grossa. Certamente c'è stato interesse anche da parte dei partiti ad un confronto reale, quindi sia nel centro-sinistra che nel centro-destra sono arrivate richieste di incontro, di approfondimento, anche per cercare di confrontarsi reciprocamente sui temi, dalla sicurezza al lavoro, al welfare, all'ambiente, a quelle che sono le politiche per i giovani ma anche per gli anziani, a quelle che sono gli interventi che noi riteniamo necessari nel post-Covid e anche eccezionali. Non viviamo oggi in un momento di normale vita sia sociale che politica e anche economica. E nello stesso tempo queste prossime elezioni amministrative di giugno 2021 sono elezioni nelle quali ci confronteremo con una situazione dal punto di vista sia economico che sanitario che sociale certamente preoccupante e difficile. Ecco, in tutto questo noi abbiamo cercato di spiegare che la politica deve innanzitutto abbassare i toni, innanzitutto smetterla di urlare, di confrontarsi con chi si insulta in maniera più forte, ma semplicemente invece affrontare le cose non da destra, non da sinistra, ma in maniera obiettiva, cercando di dare delle soluzioni immediate a quei problemi, in alcuni casi, che da troppo tempo anche nella nostra città si trascinano. Un passaggio su Merola Tonelli non lo deve concedere. Merola, che prima dice no, non servono, come dire, le liste civiche, quindi in qualche modo dice no Bologna Civica, poi dice ma possiamo togliere dalla coalizione il simbolo del PD, no forse si può rimettere, non so, diciamo c'è ancora un attimo da registrare alcune cose? Io non entro nelle vicende che riguardano altri movimenti o in questo caso un partito come il PD. Prendo atto di una cosa, che da quando Bologna Civica ha dichiarato la sua intenzione di costituirsi in movimento, Merola si è candidato a essere il nostro responsabile della comunicazione. In continuazione ci cita, parla di noi, certe volte devo dire lo fa anche in maniera un po' offensiva, ma in ogni caso ci ha creato una notorietà molto più alta di quello che probabilmente sarebbe stato se invece avesse avuto un atteggiamento diverso. Però ribadisco, questa volta bisogna confrontarsi sui contenuti. A noi dispiace, Merola come responsabile della comunicazione di Bologna Civica non ci occorre, e nello stesso tempo però abbiamo bisogno di confrontarci invece con il PD seriamente sui programmi, così come seriamente sui programmi vogliamo fare con gli altri. Vedo che in effetti all'interno del PD e del centro-sinistra in generale c'è in questo momento molto movimento, molta agitazione, mi verrebbe da dire forse anche molta confusione rispetto alla prospettiva. Prendo atto però di una cosa, forse un merito Bologna Civica già ce l'ha, che è quello di avere fatto capire a tutti quanti che, per quanto importanti le primarie nel PD e nel centro-sinistra, non sono la parte risolutiva di queste elezioni amministrative. Le elezioni amministrative si terranno nel giugno del 2021 e in quel momento si confronteranno vari candidati, vari partiti, varie liste, mi viene a dire probabilmente anche varie liste civiche, con le quali ci sarà un confronto elettorale vero, una competizione elettorale vera, a cui parteciperanno o potranno partecipare tutti i bolognesi. Quindi diciamo che un passo avanti verso una democrazia compiuta, che è quella di andare alle elezioni amministrative con
una elezione reale e con delle possibilità che vincano vari schieramenti, l'abbiamo realizzata. Questo per me è un passo avanti, perché sembrava che tutto si risolvesse con le primarie del centro-sinistra. Senta Tonelli, allora, le cose da fare sono tante, e lo ha detto, e per cui diciamo, però mi spiega perché ha deciso, in fondo questa sua discesa in campo, tra virgolette, poi dopo alla fine, è stata un po' una sorpresa per tutti da questo punto di vista. Cosa l'ha spinta, diciamo, l'amore per questa città, la voglia comunque di fare, perché detto fra di noi, no? È come dire, lei è un professionista affermato, in questa città lavora, la conosce, è conosciuto, quindi non è che un'operazione, diciamo, di visibilità, ma tra virgolette cosa l'ha spinta? Ma allora, diciamo innanzitutto che le elezioni amministrative comunali penso che debbano interessare ognuno di noi. Qui non stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di europee, non stiamo parlando neanche di elezioni regionali, stiamo parlando delle elezioni che vanno a regolare la vita della nostra città e dei nostri quartieri. Beh, io credo che qualsiasi bolognese che ha interesse, adesso la parola amore forse è abusata e anche un po' forte, però certamente che ha interesse nel confronto della sua città deve, per quello che può, mettersi in campo. Io ho anche riscontrato insieme ad altri amici e amiche che in questo momento c'era una certa insoddisfazione per come sia i partiti del centro-sinistra che i partiti del centro-destra stavano approcciando la campagna elettorale. Troppa attenzione ai personalismi, poco sui programmi, poco sugli obiettivi, toni troppo accesi, ecco, tanta gente forse si stava predisponendo a delegare per l'ennesima volta ad altri quello che era la vita pubblica. Ci siamo chiesti se invece non era il caso di intervenire in maniera diversa, cioè mettersi in gioco. Chiaramente, guardi, io lo dico con sincerità, in queste settimane, così come ho ricevuto telefonate, messaggi, mail da parte di tante persone che hanno dichiarato di condividere questo progetto, ho ricevuto anche messaggi, telefonate e mail di persone che ovviamente non solo non lo condividevano, ma qualcuno anche in maniera molto critica, però fa parte delle cose e ci sta che ognuno manifesti la propria idea sia a favore che in maniera contraria. Ecco, da questo punto di vista però io penso che nell'interesse di Bologna partecipare alle prossime elezioni amministrative, che ripeto riguardano davvero le nostre case, le nostre strade, il nostro territorio, sia importante. Quindi questa è stata la cosa che mi ha portato a farlo. Aggiungo che probabilmente per il lavoro fatto dall'associazione commercianti in tanti anni, che è sempre molto presente sul territorio, mi è venuto forse un po' più facile questo ragionamento che magari se avessi fatto altri tipi di lavoro. Presentazione ufficiale, aveva parlato di ottobre, ma ci siamo. Presentazione ufficiale confermata per la seconda metà di ottobre, come avevamo sempre detto, quindi intorno al 15, 16, 17 di ottobre presenteremo ufficialmente il movimento. Immagino che quel giorno con me ci saranno anche altre amiche e amici che intanto hanno aderito all'iniziativa, molta gente comune, molta gente della città e in quel caso anche una location un po' particolare. Un po' particolare, non solo per il Covid, ho capito. No, cioè, no, particolare, no, per il tema del Covid. Chi è che sta aderendo a questa associazione? Dove sta andando, diciamo, in qualche modo a chiedere collaborazione? Allora, l'associazione è prima di tutto davvero trasversale, quindi in Bologna Civica, ovviamente, aperta a tutti, purché ci siano, diciamo, alcuni requisiti minimi di moralità e di buon... Che dovrebbero esserci sempre. Diciamo che noi stiamo comunque cercando di guardarci. In questo caso, quindi, davvero c'è anche un confronto interno, perché sono arrivate persone che probabilmente alle scorse elezioni regionali o politiche hanno votato per alcuni partiti del centro-sinistra, hanno votato per alcuni partiti del centro-destra e che in questo caso però si vogliono confrontare sui temi. Quindi sui temi su cui stiamo predisponendo il lavoro che poi illustreremo, a cominciare dalla conferenza stampa di cui lei faceva riferimento per metà ottobre, c'è davvero, ecco, l'estrazione di queste persone è profondamente diversa dal mondo delle professioni, al mondo del volontariato, al mondo del sindacato, al mondo dell'imprenditoria, giovani, anziani, cioè devo dire davvero si sta creando un microcosmo alla bolognese che a noi piace molto. Giancarlo Tonelli, bene, grazie, ora buon lavoro. Grazie anche a voi.